Però mi piace questa cosa che la mia clientela sia varia, perché appunto è un lavoro a stretto contatto con le persone. Se togliamo il social, sì, togliamo il social, alla fine tu e il cliente e il tatuaggio che gli fai, quindi Certo. a prescindere dalla foto che posterai, quel cliente deve uscire fuori che è super contento di essersi tatuato da te, a prescindere di quello che ha fatto. Ovvio, Bom, se si fa una bom. scolopendra sul collo, ancora meglio. Buonasera raghi, buonasera, benvenuti, benvenuti. Iniziamo con il Bad Luck Talk questa sera, episodio numero 109. Abbiamo come ospite Stefano Bonura. Detto questo, non posso fare altro che introdurvelo, eccolo qua. Ciao. Eccolo, buonasera a tutti. Quando è che ti parte la forte del dire il disegno, il tattoo, chi è arrivato prima, cioè quanti anni hai, quanti Allora, anni avevi? Dici un po' di te anche, insomma. io in realtà ho sempre disegnato da quando ero piccolo. I primi ricordi che ho di disegno sono proprio dalle elementari. Regalavo i disegnetti ai miei compagni di classe. Poi pian piano, alle medie, mi sembra che mi sia fermato ancora per un po', fino a poi arrivare alle superiori. Alle superiori ho ripreso con i graffiti fino ai primi 3 anni. Ah, un Poi un graffitaro. giorno, sì, più vandalo. Più che graffitaro, proprio bello vedere il nome. Da lì sono passato poi a scuola, avevo un sacco di richieste di appunto cugini che si volevano tatuare, quindi mi chiedevano un disegno a me, io disegnavo per loro, tant'è che poi ho iniziato a vedere più tatuaggi su internet, per caso, cercando su internet, ho scoperto un mondo da disegnare che era infinito, e quindi da lì ho iniziato a disegnare tatuaggi per gli ultimi 3 anni di scuola. Quindi passavo le giornate a disegnare. Ho iniziato tardi a tatuarmi, ho iniziato a 21 anni, ho fatto il primo appunto finita scuola. Da lì basta, è stato una continua fissa a disegnare, 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 disegnare. Ho iniziato a tatuare nel 2015. Ti sei sentito penalizzato? È stato uno di quelli che, tra virgolette, ha iniziato tardi. Cioè, parlo con molte persone che magari Sì, partono a 17 assurdo. così a cazzo e poi continuano per tutta la vita. Sì, in realtà, essendo nuova generazione, un po' sì, perché comunque mi sono confrontato con delle realtà all'inizio, soprattutto cercando come apprendista, però non essendo tatuato, ovviamente nessuno mi prendeva. Poi alla Ok. fine, per caso, sono riuscito a trovare un posto a Milano fare l'apprendistato. Però all'inizio appunto l'ho sentita molto questa cosa, nel senso io voglio iniziare a tatuare, magari non sono stato, cioè non me ne posso fare una colpa se mi sono reso conto dei tatuaggi troppo tardi a Certo. confronto di altre persone che l'hanno scoperto prima. Alla fine quello che unisce dovrebbe essere la passione, No, no, se la passione è certo. la stessa, poi. Primo tatu fatto su di te, cioè nel senso il primo tatuaggio che ti sei fatto da cliente. Primo tattoo da cliente, ho fatto il mio primo tatuaggio, sono super fiero di dire che l'ho fatto da Fleets. Ho fatto un flescettino piccolino, un namakubi, una testa di un samurai, raccolto con 20-10 euro, raccolti tipo a monete. Proprio ho tirato sul gruzzoletto e poi sono andato lì a tatuarlo. Un flescettino minuscolo. Però è stupendo, è il mio primo ricordo, curato purtroppo, mi dispiace se dovesse sentire per caso l'intervista a Fleets, curato malissimo. Malissimo, proprio crema, pellicola, cotto. Quindi sì, però ho il primo ricordo bellissimo perché sono entrato appunto nello studio di questo ragazzo che era sbombato di tavole. Cioè, proprio aveva tutte le pareti piene di tavole ed erano la maggior parte erano sue perché dipingeva veramente tantissimo. Dipinge tuttora tantissimo. Ed è una cosa che mi ha subito attratto tantissimo. Come hai Allora, fatto a scavare dentro di te, a capire se anche tu ce l'avevi, cioè l'hai coltivata nel tempo, la in senti adesso, realtà io tuttora? ho iniziato ad essere proprio appassionato di disegni e di tatuaggi, quindi ho iniziato già a scuola che disegnavo giapponese o comunque cosine inerenti, tradizionale. Cioè praticamente ho prolungato questa passione e ho aggiunto un corso subito dopo che ho finito la scuola praticamente. Ok. Sono riuscito a fare questo corso di 2 settimane e al volo appunto di un ragazzo di Milano che fa i corsi di tatuaggio proprio Ah, per ok. diventare tatuatore. Sì, Ah, corso per sì. diventare tatuatore. Una volta che ho fatto quello, ho fatto il mio annetto a casa tatuando amici
E poi sono finito appunto come apprendista a Milano in questo studio in centro, quasi dietro San Siro. E questo apprendistato qua cosa ti ha fatto capire? Cioè, comunque avevi già fatto un anno in casa, no? Se non ho capito male. Quindi sì, sei arrivato lì che avevi già un anno in casa, delle nozioni. Com'è stato il fatto di affacciarti una realtà in studio vera? In realtà ho fatto un anno in casa e mi sono reso conto che non sapevo tatuare. Quindi dovevo per forza fare lo step dopo. Cioè, in realtà penso che a casa puoi arrivare a un livello di esperienza, poi hai bisogno del confronto di altri professionisti con cui puoi parlare, confrontarti della guarigione, eccetera, eccetera, di tecniche, di disegno. Quindi poi dall'apprendistato, sì, sono riuscito a fare lo step dopo, cioè quello di entrare in uno studio, relazionarmi magari con un cliente nuovo che è di passaggio, tutti i passaggi a piccoli gradini. Il level up post studio è stato un mi separo, vado per la mia strada, cioè qual era lo step successivo quando hai detto, cioè quando ti hanno detto effettivamente basta, non sei più apprendista? In realtà in quel momento lì te lo può dire anche il presidente degli Stati Uniti, ma tu non te la sei, cioè almeno per come sono fatto io, anche se era passato comunque un tot di tempo e magari a livello di richiesta del cliente riuscivo a soddisfare un po' tutto, comunque non mi sentivo all'altezza magari nei miei pezzi o nei miei disegni, quindi questo mi portava comunque a sentirmi ancora un po' apprendista. Quindi appena ho avuto la possibilità di lavorare come tatuatore fisso, resident, mi è capitata anche l'occasione di fare una guest in uno studio dove avevano bisogno di una persona che si occupasse della richiesta della clientela. Avevano bisogno di un carro armatino che facesse tutto. Quindi da lì mi sono spostato poi a diventare un apprendista che doveva arrangiarsi, non aveva più una persona dietro, e quindi da lì poi c'è lo step dopo, cioè per occuparti di tutto. Andiamo avanti con proprio il percorso di, cioè il fatto di dire il tattoo, ok? Adesso cioè, parliamo di tatuaggi veri e propri. Ti gasava uno stile più di un altro, prima dicevi il giapponese, no? Però sta cosa qua del giapponese, cazzo, quando è che ti sei reso conto che è un qualcosa che non è che lo fai al volo? Chiaro? In realtà su internet subito, cioè ho capito che già su internet noi avevamo la fortuna di scrivere tatuaggio giapponese e vedere delle cose incredibili. Quindi già lì capivo che, ma a livello anche di gusto, non mi rispecchiava, mi ero appassionato del tradizionale subito all'inizio. Per il primo anno ho disegnato soltanto tradizionale, flash vecchissimi, ridisegnarli, cercarli di modernizzarli. Poi dal primo anno di apprendistato ho iniziato a un po' battibeccare con le tradizionali, perché mi piaceva il fatto che ci fossero due linee, quindi il dettaglietto in più, e da lì se fai tradizionale e metti due linee probabilmente rischiavo di essere linciato. A me piaceva molto all'inizio, poi pian piano appunto aggiungendo dettagli ho capito che non era la cosa che era. Praticamente avevo bisogno di aggiungere dettagli, mi piaceva curare molto di più il disegno a confronto di una base tradizionale, quindi poi pian piano mi sono spostato, ho iniziato con neotrad a colori perché appunto mi piaceva tantissimo da quasi subito. Visto che nel neotrad credo che sia un po', cioè nel tatuaggio in generale penso che il disegno sia la base, dalle storie che sento. Però in realtà voglio sapere anche proprio questo piccolo dualismo, se ti va di farlo, no? Tra quello che era ciò che disegnavi e in volta di tatuarlo poi, no? Cioè era un disegno per tatuaggi quello che hai portato avanti durante il tuo percorso, o era un disegno che si discostava da quello che facevi in quel periodo? Ho passato un colo periodo che mi piaceva fare grafiche per generali, magliette o appunto semplicemente cercare di trovare un'immagine poi molto più grafica. Quindi per un attimo ho avuto paura di diventare un grafico, però poi appunto sempre nello stesso tempo ho scoperto il mondo dei tatuaggi. Quindi da lì poi proprio iniziato a disegnare flash classici, proprio rose, a nastro, teschi, bruttissimi, se vado a riprendere quei teschi, meno male che sono spariti. Vabbè, maschere giapponesi anche mi piacevano molto, però erano già improntate verso il tatuaggio. Io già sapevo che quando sarei uscito da scuola avrei dovuto fare quello. Neotrad invece? Praticamente disegnando, usando i colori, non riuscivo a trovare esattamente i contrasti giusti per far funzionare un disegno. Quindi magari
facevo il disegno a linee funzionava, a neri neanche tanto, mettevo i colori e non funzionava più. Fino a quando poi un mio collega mi ha dato questo consiglio, cioè di buttare il nero più che potevo, anche se il nero nei colori, nei tatuaggi a colori, a volte non si tende a usarlo tantissimo. Lui ha insistito su questa cosa, io ho tentato di fare dei flash in bianco e nero con i contrasti appunto più aumentati, diciamo. Cioè massimo contrasto, e cazzo, sì. Da lì basta, cioè ho trovato subito qual era la mia quadra, senza più aver bisogno dei colori riuscivo a trovare i contrasti giusti e da lì basta. E tuttora è una lotta in realtà, perché ci sono tanti miei clienti che mi piace, a cui piace il mio neutral da colori e che, con cui lotto e rivivo. Ti identifichi più da una parte o dall'altra? Cioè tu lo vorresti mettere questo colore quando avessi la possibilità, con le skills lì, lo metteresti ancora il colore? Ma in realtà è proprio una cosa che non mi piace più. Okay. Cioè, sì, a livello proprio di gusto, trovo più emozionante il bianco e nero. Okay. Non so, mi trasmette di più. Perché secondo me ci vuole ancora più cura per un tatuaggio in bianco e nero fatto contrastato molto bene ed impatto. Non è facile. Io quale preferisci se dovessi scegliere, no? Cioè adesso che effettivamente ci stai giocando con una e con l'altra. Cioè il tatuaggio magari un po' più... Guarda, io non sono un tipo molto metodico. Mi piace capire la persona che ho di fronte e capire che progetto vuole. Cioè se la persona vuole un progetto grande, io sono felicissimo di fargli un tatuaggio grande. Se vuole farsi un tatuaggio piccolino, lo tratto uguale alla persona che si vuole fare il braccio. Quindi a prescindere, non preferisco né uno né l'altro. A volte mi gasa di più fare un flashettino fatto, preciso, pulito, a volte però mi piace anche impostare magari di grandi pezzi a mano, tracciarli, poi continuarli con più sedute, curarli col tempo, quindi dipende, mi piace variare, ho bisogno di continui cambiamenti, continue messe alla prova. Ci sta, questa è una roba che dice tanto di te, cioè un discorso comunque a livello di ricerca di stimoli, no? Capito bene? Cioè ti piace, sì, che sia l'input del cliente a darti quello tipo di stimolo. Esatto. Beh, in realtà lavoro anche molto proponendo cose mie. E le fai? Anche molto. Domanda delle domande. A fatica? Fatica? Vabbè, ma propongo anch'io delle cose strane a volte, quindi ci sta. Posso capire che non a tutti possa piacere avere un centipede tutto nero addosso, spacca, delle facce un po' strane. Quindi posso capire, però comunque questo non mi abbatte da continuare a disegnare, a proporre, che è quello che ho sempre fatto. Riesci adesso, magari un po' col tempo, a identificare un po' chi potrebbe essere un cliente di Stebonuva, proprio a livello caratteriale? Io sono super fiero di avere una clientela super varia. Ok. Proprio davvero tantissime tipologie di clienti, e a partire dalla signora di 60 anni che magari non si spacca la scolopenda sul collo, ma è comunque una mia cliente, cioè non la si smuove, ad arrivare poi anche alla ragazza di cui stavamo parlando prima, che è anche lei appassionata di tatuaggi, le piace il bianco e nero e le piace quello che faccio io, un esempio, ovviamente. Però mi piace questa cosa che la mia clientela sia varia, perché appunto è un lavoro a stretto contatto con le persone. Se togliamo il social, togliamo il social, alla fine tu e il cliente e il tatuaggio che gli fai. Quindi certo, a prescindere dalla foto che posterai, quel cliente deve uscire fuori che è super contento di essersi tatuato da te, a prescindere di quello che ha fatto. Ovvio, se si fa una scolopenda sul collo ancora meglio. Ansietta da postaggio è una cosa comune o no secondo te nel mondo del tatuaggio? Ma allora, io ultimamente, nell'ultimo anno appunto, sto litigando praticamente con Instagram, ma perché penso che sia non un lavoro proprio a parte, però ha bisogno della giusta accuratezza per farlo funzionare nella maniera giusta, e se non lo sei a volte non riesce a darti soddisfazione, ma semplicemente perché magari non ci lavori nella maniera giusta. Abbinato ai tatuaggi è stato proprio usato malissimo, nel senso, sotto certi aspetti sì, dimmi. È stato usato molto bene, sotto certi aspetti invece no. È giusto
che tu magari, cioè, sei contento del tuo pezzo quando la cliente esce ed è soddisfatta con scolopendole robe nera sul collo, però allo stesso tempo perché dovrebbe essere sbagliato il fatto di accusarla male se dopo la posti e fa cazzo 60 like con un profilo di 10.000 persone? Un insieme di fattori probabilmente, è una domanda a cui sinceramente non so come risponderti, Mario. È un po' difficile, purtroppo non è il mio lavoro. Però l'accusi, nel senso, immagino che anche tu, no, la senti quel tipo di frustrazione, quella sì, mezza frustrazione lì, cioè magari cazzo fai una... Sì certo, perché magari tu hai un certo tipo di aspettativa da quello che hai fatto, quindi ti aspetti che il social ti risponda nella maniera giusta, però ci sono tantissime altre cose da controllare prima di postare, come postare, in quale momento. Non sbatti. Apprezzo davvero, stimo tantissimo le persone che riescono a farlo e che riescono a farlo nella maniera giusta.